Mi auguro che questa mostra che oggi inizia qui nella sala consiliare della Municipalità possa poi essere esportata anche nelle scuole, nei siti principali di cultura del territorio, per far conoscere agli alunni, agli studenti, ma anche ai tanti che non conoscono la storia del Vomero, le bellezze di questo quartiere. Come purtroppo rispetto al passato oggi vive in un periodo di grande desolazione e di abbandono, perché ahimè le ultime amministrazioni non si sono certamente caratterizzate per un impegno. Il quartiere è molto degradato, praticamente ha perso tutte le sue caratteristiche di quartiere rurale, ma è diventato un grosso falasterio di abitazioni, spesso con servizi non sufficienti, ha perso tra l'altro molte sale cinematografiche, ha perso delle librerie, ha perso dei luoghi di cultura. In cambio sono arrivate patatinerie, locali di fast food, insomma il Vomero è diventato, anche per molti giovani che non vi abitano e che vi arrivano il sabato e la domenica, soltanto una sorta di Luna Park dove venire a divertirsi per poi anche certe volte vandalizzare e distruggere e ritornarsene la sera o la notte nei loro quartieri.